cos'è la bellezza per me, Moremigi? La bellezza per me è riuscire ad essere se stessi nel proprio lavoro, nella propria professione e nella propria vita nel migliore, nel modo più bello possibile. Innamorate a Milano, ma Milano è bella? Milano ha un suo fascino, è una donna particolare, ogni donna ha le proprie caratteristiche, Milano ha le sue. Milano è una donna da consumarsi velocemente, perché a Milano spazi per l'amore ce ne sono pochi, o se ce ne sono, sono abbastanza frettolosi. Infatti a Milano credo che si faccia l'amore in piedi, perché se uno si mette o seduto o disteso perde troppo tempo. Memore Migi è stato scoperto da un altro grande cantore di Milano, il grande Giovanni Danzi, con le sue Nostalgia di Milan, una bella madunina. Ecco, se io dovessi descrivere la bellezza in una persona, la identificherei in Giovanni Danzi, perché Giovanni Danzi è veramente una bella persona. Uno dice, quella è una bella persona. Lui è veramente una bella persona in tutti i sensi, come uomo, come musicista, come compagno di vita, perché per me è stato compagno di vita, non nel senso che... compagno di vita nel senso che mi ha accompagnato nella mia vita artistica, nella mia vita di artistica soprattutto, è stato quello che mi ha definito il suo pulibrino, perché io nel suo ufficio in Galleria del Corso, al sesto piano, al suo pianoforte ho fatto delle mie più belle canzoni, dove lui, stando alla scrivania, diceva ti mettes lì e suona. Dove mi mettevo il pianoforte, suonavo quando c'era qualcosa di interessante, intervenivo, ma fammi sentire cos'è che hai fatto quella roba lì. Allora ripetevo, no, questa qui è bella. Allora avevo questo maestro che mi guidava come un'automobile. Io ero alla macchina, lui era il pilota. Non solo Giovanni Danzi, ma altri grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica leggera, purtroppo scomparsi anche loro, Alberto Testa e Sergio Endrigo. Ricordo anche di questi personaggi, forse mancano la canzone italiana oggi. Il mio Alberto Testa è stato il mio 50%, quindi vuol dire che tutte le mie più belle canzoni le ho scritte con lui. La Innamorata di Milano, Io ti darò di più, La notte dell'addio, Voce di Luna, insomma, è stato veramente il mio poeta, nel senso che ha rivestito tutte le mie musiche con delle poesie straordinarie. Sergio Endrigo appartiene a quella categoria di persone che hanno accompagnato con le sue canzoni gli innamorati, quelli veri, quando ci si innamorava e si andava a ballare, si aveva la donna vicino per il piacere di sentirla vicino e si ballavano queste canzoni straordinarie. E allora si sentivano delle vere e proprie vibrazioni. Adesso invece, se dovessi fare un paragone, le uniche vibrazioni che si sentono è quando un ragazzo ha il telefonino in tasca. Quelle sono. Dalle canzoni per gli innamorati a Milano, però, dei passaggi anche allo Zecchino d'Oro per i più piccini, ha dato soddisfazione? Moltissimo, perché poi c'era un determinato periodo qui in Italia, non è che si è una brutta parola, ma però si usavano poi i bambini per toccare determinate corde vocali. Infatti c'era Modugno con Piange al telefono, c'era la bambina, poi c'era Pippo Franco che scappa la pipì il papà, e io non dovevo essere da meno. Ho deciso queste canzoni con mio figlio, una era Torna a casa mamma, che era tragica, l'altra Dove sei cagnolino, poi ho avuto lo Zecchino d'Oro, vinto un anno lo Zecchino d'Oro, e poi ho avuto una serie televisiva con Topo Gigi, se no il piano del sotto. E ancora oggi con queste trasmissioni determinati personaggi che sono stati bambini, sono cresciuti, hanno avuto dei figli, li porta al domenico, vedi questo qui è quello che faceva Topo Gigio, perché per loro io ero Topo Gigio. Allora chiedono ai loro bambini, a me che chiedono in particolare, senta, gli faccia Topo Gigio al mio bambino, allora io sono costretto. Io gli dici mai che lo voglio venire con lo anche a fare Topo Gigio senza le orecchie. Poi collaborazioni anche per più grandi, per la grande Shirley Bassey, ma anche per Ombretta Colli e Iva Zanicchi, che oggi hanno fatto una scelta diversa, cioè di passare in politica. Una fa l'europarlamentare, la Zanicchi, e l'altra la senatrice Ombretta Colli. Adesso dobbiamo stabilire se è meglio se avessero continuato a fare le cantanti o se avessero abolito, diciamo, il settore artistico per darsi al settore politico. Ma io credo che ognuno deve fare il proprio mestiere. Poi quelle sono scelte. Fino
Antonio Paoli fu senatore dipendente nelle liste del PC, ma poi ritenne giustamente che non fosse il suo mestiere, tornò ad impegno musicale a tempo pieno, che gli riesce molto meglio. Poi non c'è solo musica nella vita di Memo Remigi, c'è anche tanta conduzione televisiva, tanta radio anche. Sì, tantissimo. Mi è sempre piaciuto fare la radio perché è un rapporto con il pubblico molto bello e molto importante. Memo Remigi è stato anche uno dei primi a credere in Italia nelle televisioni private, sempre alternato la Rai con le televisioni private, approdato all'epoca a Tele Milano 58, divenuta poi Canale 5, insieme a pochissimi come Mike Buongiorno, a credere nell'esperienza della televisione privata. Quali sono i ricordi di quel periodo pionieristico? Ma ricordi bellissimi legati proprio a Canale 58, visto che se lo ricordi bene, è il fatto che quando è nata questa televisione, che poi è diventata Mediaset, la sigla di apertura e di chiusura dei programmi di Canale 58 era la mia canzone meravigliosa, filmato sulle bellezze di Milano e poi c'era la mia canzone che era questa. Per 2 anni. L'impegno poi continua in questi anni con cose anche diverse, la sigla dei mondiali di ciclismo di Varese del 2008 e poi anche l'impegno per la Lilt nella campagna contro il fumo. Sai tutto, la prima volta che sono intervistato con una persona che è competente su Memo Remigi, perché solitamente debuttano, Remo Germani, no, Memo Remigi.